Mediterraneo Mare di Pace è un progetto, ma è anche una storia. È una storia di un gioiello del mondo su cui si affacciano l'Egitto, la Grecia, la Turchia, l'Italia. E è una storia di percorsi, di viaggi e anche storia di guerre. In questi ultimi anni è storia di naufragi, storia di morte, ma a noi piacerebbe, siamo certi che si potrà fare, renderlo nuovamente un luogo attrattivo per tutto il mondo, un luogo di culture che si incrociano, un luogo di economie che si sviluppano in tutte le aree. Siamo qui a Venezia per il lancio della campagna Mediterranea di Pace. È una campagna che parte un pochino in tutta Italia, in alcuni posti è già partita, si è già avviata, e qui è la prima volta. Abbiamo scelto di uscire con una barca, di uscire con i nostri striscioni, con i nostri slogan, e per iniziare un percorso che dovrebbe toccare tutti i porti del Mediterraneo, quindi anche il Nord Africa, e che dovrebbe articolarsi in vario modo, nel senso che ci saranno delle uscite, in questo caso in barca, o delle marce, ci saranno dei concerti, delle manifestazioni, ci sarà un coordinamento nazionale. Dobbiamo farlo ritornare mare di pace, come è stato per un millennio. Ci sono stati sì momenti di guerra, tra Venezia e Genova, oppure tra Venezia e Turchi, ma sono stati solo momenti. In generale è stato un mare di pace e di rapporti. La campagna inizia oggi, però mira anche a coinvolgere energie diverse, creare delle sinergie. Sinergie perché esistono moltissimi gruppi, non solo pacifisti, che si occupano del Mediterraneo, e noi intendiamo coordinarci con questi gruppi per fare un grande progetto che protegga il nostro mare e che ci liberi dalle guerre, ci liberi dall'inquinamento e da tutta una serie di problemi che il Mediterraneo porta con sé.